Benvenuti ad un'altra puntata di Scialla. Uno degli argomenti di cui parleremo oggi è la dipendenza dal fumo. I fumatori nel mondo sono circa 650 milioni. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il fumo è la prima causa di morte facilmente evitabile, responsabile ogni anno della morte di 5 milioni di persone in tutto il mondo per cancro, malattie cardiovascolari e respiratorie. In Italia ci sono oggi circa 13 milioni di fumatori. L'età media in cui si accende la prima sigaretta si è abbassata rispetto al passato. Nella fascia di età, compresa tra i 15 e i 24 anni, un maschio su tre e una femmina su cinque fumano. I principali motivi per cui i giovani iniziano a fumare sono dovuti dall'influenza degli amici, del gruppo e dal fatto di provare piacere. Tra i fattori ambientali ci sono l'esempio della famiglia, l'atteggiamento dei genitori riguardo al fumo e l'influenza dei coetanei. Tra i fattori socio-demografici, l'importante è l'età, la provenienza etnica, il livello socio-economico dei genitori e l'indipendenza economica. Vediamo cosa ne pensano i ragazzi. Abbiamo sentito i dati sul fumo. Adesso iniziamo il confronto con i ragazzi. Passiamo alla prima domanda. Conosci gli effetti del fumo? Chi vuole rispondere? Valeria. Il fumo, prima di tutto, arreca molti problemi alla pelle, ai polmoni. Infatti, molte persone, proprio a causa del fumo, muoiono di tumori ai polmoni. E poi, il fumo nelle sigarette è contenuta una sostanza, la nicotina, che appunto crea dipendenza e quindi una volta che si inizia non se ne riesce più a fare a meno. Ed è difficile smettere, quindi. Qualcuno vuole aggiungere qualcos'altro? Va bene. Sai cos'è il fumo passivo? Chi vuole rispondere a questa domanda? Ivan. Il fumo passivo è quando una persona o qualcuno fuma e tu le stai accanto, quindi respirando quel fumo di quella persona che stava appunto fumando la sigaretta, tu come se assume nel tuo corpo appunto il fumo di quella sigaretta, quindi come se stessi fumando anche tu. Ora passiamo all'ultima domanda. Ti lasceresti influenzare da un tuo amico nel caso iniziasse a fumare? Qualcuno vuole rispondere? Valeria. Io penso che fumare a questa età sia una cosa un po' stupida, perché comunque noi adolescenti, si sa, siamo molto spericolati e quindi spesso non ci rendiamo conto dei problemi che corriamo. Quindi io personalmente non mi lascerei influenzare, anche perché soffro d'asma e quindi volendo non potrei nemmeno farlo. Però penso che una persona non debba lasciarsi influenzare da un amico soltanto perché magari quell'amico fuma, perché secondo me fumare a questa età è una cosa stupida, si potrebbero fare tante altre cose, dedicarsi di più ad attività come per esempio io che pratico nuoto, oppure altre attività, trekking, tennis e quant'altro. Ivan, vuoi aggiungere qualcosa? Dipende anche dal carattere di una persona, rispondendo a quello che diceva Valeria, comunque se una persona, diciamo, ha un carattere più vivace, più diciamo che si lascia trasportare, comunque credo che l'influenza, l'indipendenza dal fumo comunque insieme a altri amici comunque si faccia influenzare. Poi invece come persone che seguono la propria strada, si fanno, diciamo, i fatti loro per seguono una propria strada personale scelta da loro, credo che non si facciano influenzare. Niccolò. Io penso che se un mio amico fumasse, cercherei di fare il possibile per farlo smettere. E se mi influenzerebbe, ricorrerei subito all'aiuto di un adulto. Ed ora continuiamo il confronto con il nostro ospite di oggi, Mimmo Santoro. Grazie Valeria, ciao ragazzi. Dunque, ho ascoltato delle bellissime cose. La prima cosa che devo dire è che ho ascoltato è aver sentito dire dipendenza rispetto al fumo. Questo è importante, forse questo linguaggio è importante da cominciare a dare, soprattutto ai ragazzi della vostra età. Per quanto riguarda invece tutti gli argomenti che avete trattato, mi piacerebbe tantissimo appunto approfondirlo. Però partiamo proprio da questo, dalla dipendenza. Facciamo una riflessione. Perché uno comincia a fumare? Beh, possono essere tanti motivi, eh?
poco fa avete accennato qualcuno, soprattutto nella domanda iniziale, perché c'è l'amico, perché c'è il gruppo. Beh, in genere siamo abituati purtroppo e siamo vittime purtroppo di un meccanismo cerebrale molto fondamentale, si chiama delimitazione. Quando noi ci rendiamo conto che una persona fa un qualcosa, probabilmente ci interessiamo. Facciamo un esempio: ci sono due bambini in una stanza, ci sono tanti giocattoli, i bambini sono pensati loro. Un bambino a un certo punto prende un giocattolo in particolare, capita, e lo chiameremo bambino A, capita che il bambino B a un certo punto lascia stare tutti gli altri e si occupa dello stesso giocattolo che è il bambino A. Ci sarà un motivo? Beh, a livello cerebrale vengono coinvolte una serie di parti molto molto interessanti da approfondire, che sarebbe bello anche approfondire, ma che porta necessariamente a voler esattamente fare la stessa cosa del bambino A. Il fumo, quando si è con amici, quando si è in gruppo, è un meccanismo simile, molto simile, nel senso che quando noi vediamo, intanto forse l'esempio già in famiglia, qualcuno che in famiglia già fuma, quando vediamo il nostro amichetto, la nostra amichetta che fuma, nasce un meccanismo di imitazione, voglio farlo anch'io, se lo fa lui qualcosa ci sarà. E qui nasce tutto il problema che si innesca, ovvero io provo. Qual è il problema che nasce? In molti nasce il meccanismo del piacere. E qui mettiamo in moto un altro meccanismo, un'altra parte del nostro cervello, che è quello della gratificazione. Mi piace, scusatemi ragazzi, se comincio a fumare, un po' come la sostanza, se comincio a fumare e mi piace, perché dovrei smettere? A quel punto continuo. Anche perché, diciamoci la verità, funziona sempre così con tutte le sostanze. Io comincio a fumare, tanto ho una convinzione, fumo adesso e smetto quando voglio. Perché c'è anche una presunzione, si chiama un po' onnipotenza questa, cioè noi siamo convinti di poter gestire tutto e sempre. A volte purtroppo capita che ciò non succede, per cui si va avanti e quindi dal piacere comincia ad essere, virgolette, una necessità. Da questo si passa alla cosiddetta dipendenza. Il meccanismo che porta alla necessità è il cosiddetto meccanismo di craving, è un termine inglese. Significa che a un certo punto, dopo che ho provato questa sostanza, la nicotina, tu l'hai detto, e mi è piaciuta, comincio ogni giorno ad assumerla, piano piano, fino a che ho la necessità di consumarla. Si dice, è un atteggiamento compulsivo, cioè io non me ne rendo conto, però la devo fumare. Ma non soltanto le sigarette, il meccanismo è uguale a, che so, per quando uno mangia sempre caramelle, oppure quando uno si pettina sempre, oppure quando uno è a casa, si guarda allo specchio, sta per uscire, ritorna allo specchio, si deve rivedere, poi sta per uscire, poi ritorna allo specchio, si deve rivedere, e lì c'è un altro meccanismo anche. E con le sostanze, con le droghe. Beh, insomma, sono meccanismi che purtroppo sono tutti dipendenti dal nostro cervello. Chiaramente l'influenza, come ho detto all'inizio, dell'amico, del gruppo, è molto spesso determinante. Mimmo, tu ci hai fatto questo discorso sul fumo, ma volevo chiederti, tu fumi? No, non fumo. Non fumo, non ho mai fumato. Anzi, ti dirò, mi piace raccontarlo, ero un accanito fumatore a 9 anni. Sai perché, Valeria? Ti spiego. È capitato che a 9 anni ero al mare e ho visto un gruppo di persone, c'era anche mio fratello, che ne aveva 3 in più, quindi ne avevo 9, lui 12, che ha cominciato a fumare. Io sono andato lì, ho preso la sigaretta, ho fatto un tiro, bruttissimo, e ho smesso. Non ho neanche iniziato. Voglio dire, accanito fumatore è naturalmente uno scherzo. No, non ho mai fumato. Probabilmente ho sempre ricercato l'equilibrio, sempre da quando ero piccolo, e probabilmente ho sempre tentato di evitare l'imitazione. Ognuno di noi lo può fare se decide da solo e se ha la capacità di farlo, perché lo può fare. Giusto per capirci, sapete come funziona la pubblicità? Perché noi ci compriamo la magliettina, parlando dei telefonini poi non ne parliamo? Perché ci sta chi studia il meccanismo attraverso i media di darci costantemente un messaggio, facendocelo vedere in modo particolare, in modo tale che ne quasi ci convince, quasi. La convinzione è poi quando vediamo la nostra amica, il nostro amico fuori, che è quello stesso oggetto che ha visto in televisione, c'era.
Il marketing è questo, funziona in questo modo. Grazie Mimmo per aver risposto alla mia domanda. Qualcuno vuole fare una domanda? Anna Giulia. Se tuo figlio incominciasse a fumare, cosa gli diresti? Guarda, da genitore la prima cosa che gli direi, cercherei di capire com'è successo, se è stata una sua individuale un attimo in cui lui ha voluto provare, approfondirei che cosa lo ha spinto e che gusto ci ha preso, per poi spiegargli gli effetti che ci sono, perché io ritengo che ognuno di voi, io ho un figlio di 15 anni, quindi più o meno la vostra età, ognuno di voi con razionalmente ha la capacità di allontanarsi da alcuni meccanismi. È fondamentale poi che il genitore resti lì presente, cioè non è sufficiente dire senti Valeria smettila di fumare, fatto adesso non fare più, non funziona così, magari fosse così sarebbe, risolveremo tantissimi problemi, cioè bisogna che il genitore poi sia presente e stia accanto, io devo stare accanto a mio figlio per correggerlo ed essere presente proprio lì in quel momento, anche perché sai a volte fumare oppure fare altre cose da parte di un ragazzo adolescente è una sorta di richiesta d'aiuto, cerca il no. Noi genitori siamo molto protati, molto pronti a dire sì, è molto più veloce e facile. Ebbene, ci sono molti ragazzi tra di voi, probabilmente anche voi, che in alcune occasioni con i vostri genitori cercate il no e che ne avete bisogno. Quel no a volte non viene. Allora ecco, mio figlio avrebbe la seconda sigaretta. Vincenzo, volevi dire qualcosa? Volevo dire, quando eravate piccolo, a età nostra, i vostri amici vi hanno detto vuoi fumare con noi? Certo, come no, certo. In famiglia, fra l'altro, fumava mio padre, fumavano gli zii, e gli amici si fumavano, però sai, era un tempo un po' diverso, non, eravamo presi, all'epoca c'era anche l'ideologia politica, per cui eravamo più presi a concentrarci su alcuni argomenti che non a stare nel vuoto, perché molto spesso si sta nel vuoto e per cui c'è bisogno di riempire quel vuoto stesso. Comunque sì, ci sono stati in mezzo ai ragazzi che fumavano, ma non ho mai avuto nessuna esigenza imitativa. Nessun altro vuole aggiungere qualcosa? Qualche altra domanda? Sofia? Grazie ragazzi, grazie anche a te Mimmo. Grazie a voi. I giovani e la sicurezza stradale. Le cronache quotidiane ci confermano purtroppo che la sicurezza stradale è un problema di grande attualità. Se si pensa al numero impressionante di giovani tra i 15 e i 24 anni, circa 2.000 vittime solo in Italia, che muoiono ogni anno sulle strade del nostro paese senza incontrare tutti coloro che rimangono invalidi. Per questo motivo è necessario promuovere la cultura della sicurezza stradale, soprattutto tra i ragazzi. Considerato i dati allarmanti, bisogna fare tutto il possibile per ridurre il numero di morti e feriti da incidente stradale. I principali comportamenti responsabili a causa di incidenti sono: non uso di sistemi di protezione individuale, cinture e seggiolini per bambini, eccesso di velocità, consumo di alcol e droghe, mancato rispetto dei pedoni. È necessario educare già da bambini al tema della sicurezza stradale, incentivando il senso della responsabilità individuale e collettiva. Per farlo però occorre l'aiuto della famiglia, degli insegnanti e di tutti gli adulti che possono essere di riferimento. Passiamo la parola ai ragazzi. Adesso iniziamo il nostro confronto sulla sicurezza stradale. Qual è la prima cosa che si dovrebbe fare quando si ci mette in viaggio? Chi vuole rispondere? Niccolò. Per me la prima cosa che bisogna fare quando si entra in un'auto è mettersi la cintura di sicurezza. Assolutamente, perché in caso di incidente ti potrebbe dare un grandissimo aiuto. Valeria. Allora, come regola si dovrebbero allacciare le cinture, aggiustare gli specchietti, eccetera, ma vorrei
prendo l'esempio di mia sorella che anziché allacciarsi le cinture magari si guarda allo specchio oppure si aggiusta i capelli eccetera. Questo comportamento non va tanto bene perché lei dovrebbe pensare prima alla propria sicurezza stradale che alle altre cose. Vincenzo, ha alzato la mano, vuoi intervenire? Sì, anche da parte di mamme che hanno bambini piccoli con i seggiolini e di metterli bene in sicurezza, di rispettare le norme appropriate. Passiamo alla seconda domanda. Hai mai saputo di persone morte a causa di incidenti stradali? Chi vuole rispondere? Valeria. Io ho studiato molte materie, per esempio in inglese. Molti personaggi che abbiamo studiato nella mia classe, comunque in tutto il corso del ciclo scolastico, molti personaggi sono morti a causa di incidenti stradali. Basti pensare alla principessa Lady Diana, la moglie del principe dell'Inghilterra, oppure Alex Baroni, un famoso cantante, il fidanzato di Giorgia, che morì qualche anno fa proprio a causa di un incidente stradale. Se non sbaglio morì proprio in moto, però ricordo vagamente perché mi è stato raccontato. Qualcuno vuole intervenire? Passiamo alla prossima domanda. Quali comportamenti scorretti ritieni siano i più pericolosi? Chi vuole intervenire? Niccolò. Per me il comportamento più scorretto alla guida è di sicuro l'uso di alcol prima di mettersi alla guida. Ivan. Anche distrarsi con il telefonino che squilla, oppure mentre si guida si lascia lo sterzo per accendere la sigaretta, oppure diciamo guardare dietro se... per controllare se si è preso tutto. Queste sono cose che si devono fare appena uno si mette in macchina, per controllare se appunto ha preso ciò che doveva prendere. E poi cercare di non dar retta al telefono mentre si guida, perché sono successi anche molti casi in cui persone alla guida stavano parlando al cellulare e senza guardare neanche avanti, diciamo, la strada, hanno fatto degli incidenti. Ok, qualcun altro vuole intervenire? Passiamo all'ultima domanda. Sai cos'è il codice della strada? Chi vuole rispondere? Valeria. Il codice della strada, diciamo, è un insieme di norme attraverso le quali noi riusciamo a tutelare la nostra sicurezza. Noi dobbiamo rispettare queste norme proprio per non avere degli incidenti. Vincenzo, ha alzato la mano, vuoi intervenire? Ok, continuiamo il nostro confronto ancora una volta con Mimmo Santoro, il presidente dell'associazione Un Sogno. Le tre domande che avete fatto sono importantissime. Vorrei collegare subito la prima con la terza, ovvero cosa si fa all'inizio proprio quando si entra in macchina per partire, e la terza rispetto del codice. Beh, noi siamo abituati a pensare che rispettare un qualcosa sia un dovere, e per un attimo dovremmo cominciare a pensare invece che quello che noi facciamo è il rispetto delle regole. Non c'è bisogno che ci debba essere scritto per poter attuare delle sicurezze per la nostra vita. Forse un pensiero su cui noi ci dovremmo, come dire, cominciare ad organizzare per poter concretizzare proprio questo, la difesa della vita. Per quanto riguarda invece la mortalità, Valeria e Giorgio, ci sono dei casi assurdi. E ora, guardate un po' questa slide, questa tabella, ci sono tre annualità di dati ACI Istat. Osservate un attimo le mortalità, i feriti e il numero degli incidenti. Nell'andare degli anni, questo è 2010, 2011 e 2012, guardate un po', la mortalità, gli incidenti sono diminuiti enormemente. Immaginate che partiamo da oltre i 4.200, vedete? E arriviamo ad oggi, l'ultimo dato che abbiamo, il prossimo sarà 2013, intorno a 3.000, oltre 3.000 morti. Significa che ogni anno
un paese di 3.000 passa abitanti, pensate a un paese che voi conoscete di 3.000 abitanti o una zona del vostro paese, all'improvviso vi svegliate al mattino e non la trovate più. Questo succede ogni anno. Grazie però alle regole, che man mano poi sono state rispettate perché sono state anche convenienti ovviamente, la mortalità è diminuita enormemente, gli incidenti sono diminuiti enormemente. Parlo ad esempio del casco, parlo della cintura di cui avete parlato, parlo del tutor, sapete cos'è il tutor lungo le autostrade? Hanno messo un controllo per tutto un lungo percorso sulla velocità media. Questo ha portato necessariamente a diminuire la velocità, che è causa degli incidenti, e naturalmente a dare anche più attenzione alla stessa guida. Voglio darvi alcuni dati. Sapete dove si fanno maggiori incidenti? Avete un'idea? Valeria, tu hai un'idea? Valeria, scusami. Sofia, tu hai un'idea? Proverò a dirtelo. La maggior parte degli incidenti si fa in zone urbane ed extraurbane, cioè dove proprio noi ci sentiamo più sicuri. La percentuale si impenna in queste due zone, mentre diminuisce ad esempio in autostrada. Sempre un po' strano, ma è così. E c'è un dato molto particolare, tu all'inizio hai detto che la prima regola è quella di non bere, direi anche di non prendere alcol. Allora. Sì, infatti avevo dimenticato un concetto, perché nella scorsa puntata abbiamo parlato di un incidente di 4 ragazzi, perché un ubriaco andava a folle velocità di una BMW e ha travolto questi 4 ragazzi che stavano davanti al bar. Tra cui due erano tra di loro. Uno era il fratello del guidatore. Stai parlando di Sassano. Sì, proprio qui a Salerno. E c'è un dato importantissimo che dovete sapere. Sulla quantità degli incidenti il 40%, e non dico poco, il 40% è direttamente correlato all'uso di sostanze, che sia alcol, che sia droga, che siano psicofarmaci, che naturalmente vanno ad alterare le capacità di ogni individuo. E sto parlando del 40% di tutto ciò che è stato possibile controllare, verificare. Quindi immaginate il sommerso, quello che non viene dichiarato o che non viene controllato. Quindi siamo praticamente oltre il 50%, la causa degli incidenti è dovuta proprio all'uso delle sostanze. Beh, a voi è mai capitato di non usare la cintura di sicurezza? Ti dico la verità, un tempo non la usavo, forse non facevo molta attenzione, io ho qualche anno, sai, non sono un ragazzino, però posso dirti che oramai sono almeno 20 anni che uso la cintura di sicurezza in automatico, perché mi sento più sicuro. Ovvero nella guida sono molto più tranquillo. Prego. Però a volte sono capitate dei casi in cui, diciamo, con niente contro la cintura, perché comunque portare la cintura significa rispettare una grande norma, diciamo, sulla strada. Però sono successi dei casi in cui, diciamo, delle persone per sganciare la cintura hanno sacrificato la propria vita. Beh, stai parlando di un caso limite, naturalmente, che purtroppo può essere capitato, perché purtroppo quando è un incidente non hai questa lucidità di poter fare le azioni. È capitato proprio a Martinella, una frazione del comune di Albanella, dove è accaduto questo, cioè la cintura ha creato determinati problemi e purtroppo si è arrivata alla morte. Ma intanto io direi, non è appunto il rispetto di una norma che devo mettere, per cui devo mettere la cintura, Io indosso la cintura perché mi salvaguarda. Ecco, questo è fondamentale, diciamocelo, perché se dobbiamo fare tutto perché altrimenti ho una multa, non serve a nulla. Se raggiungiamo invece il principio, io uso il casco, io metto la cintura, io non vado oltre i 130 perché sono limiti di sicurezza per la vita, allora possiamo capire. Il fatto che una cintura possa in certi casi molto rari essere negativi, purtroppo può capitare. Ciao Valeria. Grazie, ti volevo chiedere, ma tu hai mai assistito ad un incidente o causato un incidente stradale? Personalmente non ho assistito, ma devo dire la verità, in verità ne sono stato protagonista purtroppo in qualche modo. E sono eventi che lasciano il segno.
lasciano segno perché sono quegli eventi che così improvvisi, non è possibile proprio immaginarli, che ti resta dentro paura, pura anche di quello che poteva succedere se fosse stato magari, fosse andato in modo ancora diverso rispetto a quello che per fortuna, insomma, brevemente è capitato. Il microfono. Mimmo, tu quando eri ragazzo hai mai fatto qualche sciocchezza prima di metterti alla guida? Sì, sì, ho fatto la sciocchezza perché non sono una persona speciale, siamo tutte persone, punto. Ho fatto più di una sciocchezza, a dirti la verità, per cui probabilmente non avevo la capacità di comprendere in quel momento il vero senso della vita. Non rispettavo come avrei dovuto anche in quei momenti la vita, che è unica e irripetibile. Ringrazio i ragazzi e ringrazio Mimmo. Ringrazio voi ragazzi, grazie. Invitiamo tutti i ragazzi che hanno intenzione di partecipare a questo format a scrivere al seguente sito redazione@lavocedistrada.it. Scialla! Seguiteci su Voce di Strada!